Cosa vuol dire rendere il 2024 l'anno migliore della nostra vita? Ma soprattutto, come si fa? Secondo me è un insieme di tre fattori. Il primo è quello di avere la sensazione di star facendo dei progressi. Il secondo è quello di essere in equilibrio, ovvero che non stiamo sacrificando nessun'area della nostra vita in favore di un'altra. E il terzo è quello di provare gioia durante tutto il percorso. Benvenuti sul canale, io sono Christian e in questo video andremo a vedere i 5 step per rendere il 2024 l'anno migliore della tua vita. Pensateci bene, quante volte a fine dicembre abbiamo intavolato i nostri buoni propositi per l'anno nuovo e poi abbiamo mollato prontamente a metà gennaio? Il più famoso di tutti è quello che dal primo di gennaio inizieremo ad andare in palestra, oppure che ci impegneremo di più negli studi, o come facevo io, quest'anno aprirò il mio canale YouTube. Ecco, non riusciamo a raggiungere questi buoni propositi per due motivi. Il primo è che non abbiamo ancora le idee chiare su come agire e quindi ci manca un piano d'azione. Mentre il secondo è che non siamo ancora il tipo di persona che può raggiungere questo risultato. Quindi come possiamo risolvere questi due problemi? Non abbiamo un piano perché quando esprimiamo i buoni propositi tendenzialmente siamo troppo ottimisti, ma soprattutto siamo estremamente vaghi e al nostro cervello piacciono le informazioni precise. Esempio, se il nostro desiderio è voglio migliorare il mio fisico, quello che in realtà stiamo comunicando al nostro cervello è un giorno andrò in palestra. Un giorno non esiste nella settimana, c'è lunedì, c'è martedì, c'è mercoledì, ma un giorno non esiste. Quindi dobbiamo essere molto più chiari di così. Da lunedì 3 gennaio mi allenerò per 3 volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, alle ore 17 nella palestra vicino a casa mia. Questo non è un buon proposito, questo è un piano. Sappiamo esattamente come agire e da qui possiamo per esempio migliorarci se vediamo che stiamo andando male, se stiamo facendo progressi, se stiamo andando bene, se siamo costanti, se non siamo costanti e aggiustarsi lungo il tragitto. In questo modo riusciremo a raggiungere quello che vogliamo. Come già abbiamo detto, siamo troppo ottimisti. Quindi pensiamo che dal primo di gennaio avremo l'energia, la voglia, il tempo per fare quella cosa che oggi non abbiamo. Quando in realtà, soprattutto se non abbiamo ancora fatto niente, saremo la stessa identica persona che siamo oggi. Iniziamo piuttosto a chiederci quali sono le persone che hanno ottenuto quello che noi vogliamo. Possiamo guardare per esempio i loro podcast, leggere i loro libri, seguire le loro routine o replicare le loro abitudini. Proprio queste ultime saranno il motore che ci permetterà di trasformare la nostra identità da quello che siamo oggi a quello che vogliamo diventare. E ne parliamo nel prossimo punto. Inizia a leggere sole 3 pagine di un libro, medita per un minuto soltanto, oppure vai in palestra, fai un solo esercizio e poi torna a casa. Ma fallo ogni singolo giorno. Ti sembrerà di non ottenere nessun tipo di risultato, ma stai comunque facendo qualcosa di estremamente sano per te. E poi diciamocelo, leggere 3 pagine di un libro o meditare per un solo minuto non ci costa così tanta fatica. Col passare dei giorni noterai dei cambiamenti e quei cambiamenti sono interni, perché stai cambiando la tua identità. Magari ti stai trasformando da una persona che passava 8 ore al giorno su TikTok a scrollare reel a una persona che legge, quindi un lettore. Magari stai passando ad essere fuori forma a una persona che si allena, quindi un atleta. Considera che questo è un gioco su un lungo periodo, perché se porterai avanti l'abitudine per un periodo di 3 mesi, 6 mesi, un anno, ti accorgerai che adesso non stai più leggendo 3 pagine, ma stai leggendo un libro a settimana. Hai perso tutto lo stress che avevi grazie alla meditazione, oppure ti è venuto il six pack perché stai andando costantemente in palestra. Questo fenomeno si chiama momentum. All'inizio facevi poco e non vedevi risultati, poi hai aumentato il carico e continuavi a non vedere risultati. Poi arriverai a un punto in cui quell'azione non ti richiederà più nessun tipo di sforzo perché ormai fa parte di te e i risultati che otterrai saranno immensi. Però attenzione, perché la maggior parte delle persone crede di ottenere questi risultati da 0 a 100 in pochissimo tempo, quando in realtà serve la pazienza e la costanza per andare avanti anche quando non si vedono risultati. Ma soprattutto non chiedere troppo a te stesso. Oltre a partire con dei piccoli carichi, come abbiamo visto all'inizio, scegli attentamente una sola abitudine e portala avanti per tutto questo 2024. Io, per esempio, voglio riprendere a meditare costantemente e seriamente e dedicherò tutto il 2024 nel riappropriarmi di questa incredibile abitudine. Per rendere il 2024 il miglior anno della tua vita,
Poniti questa semplice domanda. Cosa devo aver raggiunto il 31 dicembre 2024 per sentirmi soddisfatto? Riflettici bene. Prenditi il tuo tempo, perché è inutile avere una lista degli obiettivi per l'anno prossimo lunga quanto una lista della spesa. Perché sì, vorremmo tutti il prossimo anno avere un fisico da urlo, avere un canale YouTube che spacca la nostra vita amorosa alle stelle, avere un business milionario. Ma la realtà è ben diversa. La verità è che più obiettivi abbiamo, più il nostro focus sarà frammentato e termineremo l'anno con nessun obiettivo raggiunto. Io per esempio ho raggiunto solamente il 20% di tutti gli obiettivi che mi ero posto per questo 2023, ma semplicemente perché ne avevo scelti troppi. Quello che vogliamo fare invece è sceglierne massimo 3, possibilmente su categorie differenti come lavoro, relazioni, salute, ed impegnarci al massimo e dare tutta la nostra concentrazione a solamente questi 3 obiettivi. Ovviamente scegliere un obiettivo solo, quindi scartare tutti quegli altri, è difficile. Ma per rendere questo processo ancora più facile, io ti consiglio questo libricino qua. Dicelo in inglese, ma in italiano sarebbe Una cosa sola, ed è un libro straordinario. Ne ho parlato anche in un video, ve lo lascio qua su il video, e questo può veramente aiutarti. Tornando a noi, adesso abbiamo queste 3 mete che abbiamo scelto, le nostre abitudini che ci possono aiutare a raggiungerlo. Adesso quello che ci manca è un piano di azione e lo vediamo nel prossimo punto. Ok, le basi per creare il nostro 2024 top l'abbiamo create. Adesso quello che dobbiamo fare è passare all'azione. Finché non faremo qualcosa di concreto, tutto quello che abbiamo visto, tutto quello che abbiamo detto saranno semplicemente sogni e appunto buoni propositi. Per capire meglio come funziona, facciamo degli esempi pratici. Quindi prendiamo 3 obiettivi a caso e creiamo un piano settimanale per seguirli. Questi 3 obiettivi sono: migliorare il fisico, crescere su YouTube e risparmiare di più. I più attenti avranno notato che questi sono obiettivi estremamente vaghi. Quindi adesso li trasformiamo in obiettivi pratici, prima annuali, poi mensili e infine settimanali. Migliorare il fisico adesso diventerà andare in palestra 144 volte in un anno. Crescere su YouTube diventerà pubblicare 52 video all'anno. E infine risparmiare di più diventerà risparmiare 6.000 euro l'anno. Mensilmente diventeranno andare in palestra 12 volte, pubblicare 4 video e risparmiare 500 euro. Il bello viene con la settimana, perché diventa andare in palestra 3 volte, pubblicare un solo video e risparmiare 125 euro. Riducendo questi obiettivi in micro frazioni, ci sembreranno molto meno spaventosi e più fattibili. Inoltre, quello che dovremo fare è creare una specie di tabellone dove andremo a segnare ogni passo avanti che faremo. Questo è fantastico perché ci farà sentire di fare dei progressi. E come dicevamo all'inizio video, per rendere il 2024 l'anno migliore della tua vita, vuoi sentirti di fare dei progressi? Vuoi essere in equilibrio in ogni area della tua vita e vuoi provare gioia durante tutto il percorso. Inoltre, questo piano estremamente pratico potrà essere facilmente schedulato nella nostra agenda o nel nostro Google Calendar. Per esempio, possiamo dedicare 2 ore ogni giorno per la creazione di un video settimanale, oppure possiamo mettere 3 volte lo slot per andare in palestra di 1 ora e mezzo e impostarci dei bonifici automatici dal nostro conto principale al nostro conto risparmio, dove metteremo quei 125 euro a settimana. Adesso quei buoni propositi che non abbiamo mai raggiunto sono delle azioni estremamente semplici, efficaci e pratiche. Sembra tutto rose e fiori, tutto bellissimo, ma attenzione, perché lungo il cammino ci potrebbero essere degli ostacoli. Potremmo perdere la motivazione o avere poca costanza. Proprio a questo serve il prossimo punto. Ci saranno dei giorni in cui saremo di cattivo umore, saremo malati oppure demotivati. Proprio in quei giorni è fondamentale rimanere fedeli ai nostri obiettivi e cercare di non perdere la bussola. Il miglior modo che ho trovato per rimanere sempre sintonizzato con i miei obiettivi è quello di scriverli ogni mattina appena mi sveglio. Imprimerli bene su carta nella nostra mente renderà questi obiettivi reali e tangibili e ci rimetterà sulla giusta strada in quei giorni in cui perdiamo un po' la rotta. Il secondo power tip è quello di dedicare del tempo a noi stessi, ai nostri cari e alla nostra famiglia. Dedicare del tempo a noi stessi potrebbe essere camminare nella natura, scrivere un diario, oppure dedicare un'ora a giocare alla PlayStation ed uccidere demoni. Mentre passare del tempo con i nostri amici, con la nostra famiglia, non solo ci farà ricaricare le pile dopo una lunga giornata di lavoro, ma ci farà anche provare un'estrema gioia.
che, come abbiamo visto all'inizio, è uno dei tre requisiti principali per rendere questo 2024 l'anno migliore della tua vita. Solitamente finisco il video consigliandone un altro sul canale, ma non è questo il caso, perché voglio ringraziarvi infinitamente per i 2000 iscritti, mentre invece per chi è arrivato adesso sul canale, per tutti quelli nuovi, se volete passare il 2024 insieme parlando di queste tematiche, vi invito ad iscrivervi. Detto questo, noi ci vediamo a un prossimo video, vi auguro un grandissimo 2024 e niente, ciao ciao!